La tappa che mi porta da Irkutsk a Ulan-Ude è la più corta tra quelle che ho affrontato finora. 450 km che percorrerò in circa 7 ore passate prevalentemente in notturna. Un po' peccato ripensandoci, perché la linea della ferrovia per gran parte costeggia tutto il perimetro sud del lago Baikal e immagino che sarebbe stato bello vederlo. Pazienza. Per farlo avrei dovuto prendere una tratta giornaliera, il che avrebbe presupposto di fermarmi almeno per una notte ancora di Irkutsk. Purtroppo devo fare i conti con la data di scadenza del mio visto e quindi non me lo potevo permettere. Ciao amici, eccomi qua con gli orsi, tipico orso siberiano dietro di me. Sono le 5:40 della mattina, sono appena arrivato a Ulan-Ude, capitale della Buryazia. Ho lasciato giù il mio zainone gigante in modo da potermi godere la giornata in giro. Oggi, stasera ho di nuovo il treno e andrò a Shita. Ho fatto un viaggio allucinante perché purtroppo una caratteristica della Transiberiana è quella di con chi viaggi, insomma, e purtroppo mi sono capitati due personaggi assurdi stanotte. Una famiglia, la figlia povera, la figlia non c'entrava niente, ma lui e lei, ma soprattutto lei, era completamente pazza, ma pazza. Ulan-Ude conta circa 415.000 abitanti, in maggioranza russi, mentre gli originari abitanti di queste zone, i buriati di origine mongola, rappresentano oggi poco più del 30% della popolazione. Non è una città con una grande vocazione turistica. Durante il periodo dell'Unione Sovietica, fino agli anni 80, era addirittura completamente interdetta ai visitatori stranieri, in quanto sede di importanti siti segreti militari. Dalla stazione, dopo aver percorso un paio di interminabili viali, arrivo nella gigantesca e immancabile piazza Lenin, dove campeggia un'enorme testa dello statista. Scolpita e fatta installare nel 1970 per celebrare i 100 anni della sua nascita, può vantarsi di essere la più grande scultura della sua testa mai realizzata nel mondo. In questa piazza
affittano queste mini auto per bambini. C'è lo sciamannato che porta in giro il bambino, vedi, che gli sta di fianco, che c'è il pericolo che vada a sbattere con questi mezzi potenti. Quasi quasi mi faccio un giro anch'io adesso. Tirare le 8:30, ho già fatto tutto il giro del centro e sembra che non è che ci sia nient'altro da vedere. Cioè, il monumento principale è il testone di Lenin. Oltre a quello, sì, c'è qualche museo. Ah, intanto aspetta che è tornato il centauro qua. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Dov'è? Eccola qua. Wow, che sfreccia sotto di me, accudita dall'omino e dai genitori. Specie di porticato, voi direte, ma che cosa sarà mai? Non lo so neanch'io, però è indicata tra i monumenti della città e quindi noi la riprendiamo. Là c'è una chiesa ortodossa, credo. Qui c'è una statua, qui c'è una buriata. L'Italia va alla grande, c'è un outlet internazionale con tanto di tricolore. Questo è un'imitazione del McDonald's. Qua c'è della musica in strada, non si capisce, esce da una farmacia. A proposito, mi fa ancora male un po' la coscia. Avrei bisogno di una pomada. A questo cartello esplicativo ho capito che la piazza di prima coi portici, la Gosdividor, dovrebbe essere tipo la piazza del mercato, insomma. E qua invece ci troviamo di fronte a quella che credo sia la chiesa ortodossa più importante di Ulan-Ude, che è stata costruita nel 1770, poi consacrata nel 1816. Le chiese sono potenti ovunque, non avevo ancora trovato un posto col wifi. Del Kindle. Ho girato intorno alla chiesa, intanto qua c'è uno che ha sentito la mia presenza e non mi vuole. Comunque sembra di essere di colpo usciti dall'urbanizzazione della città. Ci ritroviamo qua. Adesso attraversiamo questa stradina e lì dietro ci dovrebbe essere il Selenga, ovvero il fiume di Ulan-Ude. Ed eccolo qua, niente a che vedere con gli altri fiumi, a meno che questo non è il piccolo affluente che poi butta nel fiume, che generalmente sono enormi i fiumi qua. Mi sembra veramente sfigato questo. E in effetti era proprio come pensavo, questo è un affluentello del Selenga, che invece è in fondo a questa strada. Adesso sto incrociando uno che non so cosa stia portando su un materasso sulle spalle, e probabilmente è andato all'IKEA del posto a comprarlo. Ecco qua.
avrei delle graziose finestre verdi come queste. Non sono io che tengo storta la telecamera, è proprio storta la casa, secondo me. Pure come queste. Queste mi sembra che stiano cadendo da un momento all'altro. Sai, io proseguo di qua, ma dove vado, no? Nel ghetto di Ulan-Ude. Dov'è sto fiume, cià? Ecco, io devo avere una sorta di attrazione, perché onestamente non è che pensavo di venire allo stadio a Ulan-Ude. Però, andando a cercare il fiume e proseguendo in questa direzione, guardate in che cosa mi sono imbattuto. Destino, destino mi porta sempre agli stadi. Attenzione però, qua sotto di me intanto vedo dei campi da basket di altissima qualità. Ma questo qua mi viene da pensare che sia ormai il campo d'allenamento o comunque il vecchio stadio, perché i riflettori sono là dietro. Quindi mi sa che questo qua era il vecchio impianto, in effetti assolutamente lasciato a se stesso. Andremo a verificare. Ed eccomi arrivato laddove quell'affluentello che abbiamo visto prima sfocia nel Selenga, che è il fiume di Ulan-Ude. Tra l'altro ho appena scoperto che il Selenga è anche la squadra di calcio che gioca in questo impianto qua. Qui c'è anche un coso di tirassegno, tiro con l'arco. E questo era il vecchio impianto della squadra che una volta si chiamava Lokomotiv, poi ha preso il nome di Baikal, come quella di Irkutsk, e adesso da un po' di anni si chiama Selenga e gioca nel campionato regionale qua dell'est, che è pari tipo però alla nostra terza divisione. Ci si allena a tiro con l'arco. Sono fortissimi questi alle Olimpiadi. Un giocatore dell'Ulan-Ude. Insomma, hanno un impianto dalla Madonna questi qua. Per fare la Serie C. È vero che è una città abbastanza grande, una capitale. Viste le macchine che ci sono, bella questa. Mi viene da pensare che sia sicuramente un centro polifunzionale, cioè probabilmente all'interno ci sono palestre e quant'altro, perché c'è un discreto movimento di gente. Mi sembra abbastanza strano che sia solo per il calcio. È prevalentemente montagnoso, seppur non altissime, però come potete vedere tutto intorno alla città ci sono montagnette, mentre tutto il resto della Siberia prima era praticamente piatto. Pazzesco, stavo ingegnandomi a capire dove potesse essere un tempio buddista, visto che prevalentemente qua sono tutti buddisti. Però, siccome The Power è in mano ai russi, ovviamente, qua nel centro storico ci
sono solo due chiese ortodosse, mentre i centri buddisti, i tempi buddisti sono tutti fuori, eccoli qua. Uno, due e tre, che sono tutti collocati nelle zone fuori dal centro. Ai 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 ai. Un altro eloquente messaggio al nostro paese. E dopo una bella mangiata, direi che il mio giro di Ulan-Ude si può concludere qua sotto il faccione di Mr. Lenin. E niente, e niente, che ve devo dire ancora? Questa panoramica è fatta veramente bene. Da seduto, cioè è difficile fare una panoramica da seduto, facciamola bene, dai. Facciamola bene partendo dal Lenin.